Circa 900 partecipanti al via della 36esima edizione di Vivi Città ad Aosta. La gara è stata organizzata dalla WISP in 60 città italiane. Si passeggia lo stesso anche col gesso? Assolutamente, assolutamente, una bella iniziativa, siamo qui con tutta la famiglia, una bella giornata di sole, non c'è niente di meglio da fare oggi. I bambini hanno voglia di correre, fare anche una passeggiata in zone della città che non sono normalmente accessibili e rendersi conto che si può andare a piedi e non sempre in macchina. I 900 hanno scelto di svegliarsi presto stamattina, nonostante il cambio dell'ora, per partecipare alla 36esima edizione di Vivi Città, la gara podistica e passeggiata ludico-motoria per Aosta, organizzata dalla WISP. Un bel sole e la voglia di stare insieme hanno fatto il resto. C'è molta gente di Aosta, ci sono molti amici, quindi alla fine è anche un modo per stare insieme. Bello sempre nella propria città gareggiare con altri e essere qui. Tanti alunni hanno partecipato al concorso riservato alle primarie Aiuto la mia scuola, che premia le tre scuole con il maggior numero di iscritti. I vincitori saranno resi noti martedì. Tutta la scuola, tutte le classi. Con che spirito vi avvicinate a questa manifestazione? Con uno spirito sportivo ed amicizia tutti assieme per passare una bella domenica tutti assieme. E voi vi siete svegliati volentieri stamattina? Sì. Ti ha portato la mamma oggi? No, dimmi un po'. Con la mamma. E poi? E poi? Tutta la? Tutta la scuola. 81 gli atleti che hanno preso parte alla gara competitiva. Alex Ascenzi è arrivato secondo. Quest'anno mi sono dato un po' di più al podismo e essendo una gara di casa è sempre bello correre qui tra le nostre vie della nostra città. Tra le donne, prima Charlotte Bonin, decima assoluta. Sono molto contenta, ho lasciato da poco gli sci, ho ripreso a correre e quando ho saputo che c'era Vivi Città non ho potuto non venire, cercare di correre tutti insieme nelle vie appunto della città con tutte le persone che ti fanno il tifo e quindi è molto stimolante, ma sembra un po' meno gara, più diciamo una corsa in famiglia, ecco. Un gran ritorno per Xavier Chevrier, vincitore assoluto. È un po' un ritorno dopo un anno difficile, da un anno che non mettevo più un pettorale addosso e farlo qua ad Aosta è qualcosa di emozionante. La vittoria è una dedica. Luigi Perosino e Mauro Desandré, ero abituato ad averli qui alla partenza, agli arrivi tutte le volte, mi hanno visto crescere e quindi mi sentivo in dovere di dedicargli questa vittoria e ci vedremo un giorno anche con loro. A Padova la 36esima edizione di Vivi Città, la corsa podistica organizzata dalla WISP per la sensibilizzazione dei diritti e della solidarietà. In una Padova libera per qualche ora dal traffico si è svolta la 36esima edizione di Vivi Città, corsa podistica organizzata dalla WISP all'insegna dei diritti e della solidarietà. Quest'anno la manifestazione si è svolta in 60 città in Italia così come all'estero. Andrea Rossini. È partita nel 1983 la corsa del Vivi Città e da allora non si è più fermata. Sport e diritti, un'unica formula che coinvolge atleti professionisti e famiglie. Corrono insieme per la pace, l'ambiente, i diritti umani. Negli anni la WISP ha coinvolto sempre più città, oggi sono 60 in Italia e all'estero, tenendo fede alla propria filosofia di base. WISP è da sempre sport per tutti, per cui noi non cerchiamo il campione che faccia il tempo anche oggi, ma noi cerchiamo la famiglia che venga a fare movimento, perché per noi per movimento è prevenzione. Prevenzione che significa educazione a stili di vita sani, ma anche sostegno alla ricerca scientifica, come ricordano le donne che corrono per lo IOV. La nostra è una squadra composta di donne con una storia di tumore al seno e di medici dello IOV che ci hanno curate. Corriamo perché la ricerca corre e noi vogliamo correre per sostenerla e per sostenere l'Istituto Oncologico, dando speranza alle pazienti di oggi, mostrando che le pazienti di ieri sono qua a correre. All'indomani della grande manifestazione di Libera contro le mafie, il Vivi Città di Padova rappresenta anche un'occasione per continuare a parlare di contrasto alla criminalità organizzata. Il ristoro a corridori podisti è offerto proprio da Libera. Con un punto informativo dove parliamo, ad esempio, con le persone che si fermano, di dove sono i beni confiscati le mafie a Padova città o anche altri temi che riguardano sempre il contrasto alla criminalità organizzata.
Anche a Cagliari questa mattina si è svolta Vivi Città, la manifestazione podistica amatoriale in contemporanea con altre città del mondo. L'uguaglianza è in gioco, il tema della 36esima edizione della manifestazione patrocinata dal Comune di Cagliari e dalla WISP. Nata nel 1983, non si è più fermata, meritandosi la definizione di corsa più grande del mondo perché è aperta a tutti, abbracciando atleti professionisti e sportivi della domenica che si sono cimentati nella parte competitiva di 10 km e in quella ludico-motoria di 5 km nel percorso cittadino con partenza e arrivo da Piazza Garibaldi. Erano più di 6.500 i partecipanti alla 33esima Vivi Città a Bari. Partenza alle 10 da Largo 2 Giugno per la 10 km che ha coinvolto anche Bari Vecchia e il Lungomare. Chi aveva fiato da risparmiare si è impegnato sulla 4 km non competitiva. Col tempo di 31 minuti e 31 secondi, il vincitore della corsa più lunga è stato Pasquale Selvarolo, 19 anni, di Andria, già campione italiano della 10 km su strada juniores. Con un euro di partecipazione i baresi hanno finanziato attività benefiche e agli umani si sono aggiunti circa 200 cani che hanno partecipato a una simpatica dog run. Vivi Città quest'anno si è corsa in 45 città italiane, cui vanno aggiunte altre 16 località all'estero, comprese Marsiglia, Sarajevo, Kinshasa e Tiro in Libano. Vincenzo Agnello, Vincenzo Agnello, il vincitore della Vivi Città, Silvia La Barbera, Silvia La Barbera. Prima tra le donne. Due vittorie annunciate come da previsioni della vigilia. I primi atleti a tagliare il traguardo della 36esima Vivi Città Palermo al Giardino Inglese sono stati Vincenzo Agnello per gli uomini e Silvia La Barbera per le donne. Il podista di Miss Ilmeri ha un personale di 29,42, il suo tempo oggi poco sopra i 32 minuti. Ho fatto un allenamento gara, sono cercato di stare tranquillo nella prima parte e poi andare man mano in progressione. Con 36,34 Silvia La Barbera conquista la sesta vittoria di questa gara in 10 anni. Ho fatto un allenamento in vista al 10.000 che farò il 14 aprile ad Avellino. È andata bene, io amo correre su strada. In Sicilia si corre anche a Trapani, Barrafranca, Messina e Ragusa, 38 città coinvolte in tutta Italia. A Palermo 3.000 gli iscritti per due tipi di corse, 600 per la gara competitiva di 10 km partita alle 9.30 e gli altri per la passeggiata ludico-motoria di 3 km partita dopo le 11.00.